Supponiamo di avere un insieme di oggetti, lo chiameremo dominio per semplicità, e immaginiamo di avere una proprietà P che vogliamo dimostrare che valga per ogni oggetto del dominio. Una possibilità è quella di sostituire ogni singolo oggetto del dominio dentro la proprietà e provare la proprietà per ogni singolo oggetto, quindi in sostanza avere tante prove quante sono gli oggetti che compaiono nel dominio. Se il dominio è sufficientemente ampio, questa strategia è sostanzialmente molto poco pratica. Ovviamente diventa completamente impossibile se il dominio è semplicemente infinito. Tuttavia, se il dominio è finitamente generato, ovvero esiste una procedura che è contemporaneamente finita ed è finitamente descrivibile, la quale genera ogni elemento del dominio, allora noi possiamo immaginare di dimostrare la proprietà P non facendo una prova per ogni singolo elemento del dominio, ma facendo una prova la quale dimostri che la proprietà P viene preservata dal processo di costruzione. L'idea è quindi quella di usare il processo di costruzione del dominio per trasportare sopra di esso la proprietà. Questa idea, che è generale e pervasiva in tutta la matematica, prende il nome di induzione. Sia n l'insieme dei numeri naturali 0, 1, 2, 3, eccetera. N può essere finitamente generato. In effetti noi possiamo generare tutti gli elementi di n, cioè tutti i numeri naturali, secondo questa regola. 0 è un numero naturale, se m è un numero naturale, allora lo è anche il successore di m. La funzione s nella slide è la funzione successore che è definita come l'elemento più 1. È chiaro che questa procedura genera tutti i naturali. In base alla prima regola, 0 è un naturale. In base alla seconda regola, siccome 0 è un naturale, possiamo dedurre che 1 è un naturale perché è semplicemente 0 più 1. Allo stesso modo possiamo dedurre che 2 è un numero naturale perché è semplicemente 1 più 1. E così via. Sui numeri naturali, come ben noto, esiste un principio di induzione. Questo principio di induzione dice semplicemente che se noi abbiamo la dimostrazione che una nostra proprietà, quella che vogliamo dimostrare, vale sul punto 0 e immaginando che essa valga sul punto m, possiamo dimostrare che allora vale anche sul punto successore di m, cioè su m più 1, allora possiamo tranquillamente dedurre che p vale per ogni elemento dell'insieme dei naturali, oppure anche che p vale per un generico elemento. Se noi proviamo a rifrasare questa proprietà in un modo lievemente diverso, notiamo che quello che stiamo facendo è semplicemente di trasportare la proprietà P sopra il processo di costruzione dei numeri naturali. 0 appartiene ad n diventa la proprietà vale per il punto 0. Se m appartiene ad n diventa la nostra ipotesi P con m. E d'altra parte, se noi vogliamo dimostrare P del successore di M, in effetti quello che noi stiamo facendo è trasportare il fatto che S con M appartiene ad N se M appartiene ad N, lo appunto trasportiamo nella regola che se vale l'ipotesi P con M, allora ci è sufficiente dimostrare P con S di M. In effetti la conclusione della regola di induzione ci dice che l'insieme dei naturali è generato da questo. Di conseguenza la proprietà P trasportata vale per ogni elemento di quell'insieme, per tutti se preferite. Ripercorrendo ancora una volta il principio di induzione, è importante capirlo bene, e nel caso dei naturali è relativamente semplice averne una intuizione. Noi partiamo avendo una dimostrazione per P con 0 e questa dimostrazione supponiamo di averla perché abbiamo applicato il primo punto del principio di induzione. A questo punto, in forza del secondo punto del principio di induzione, possiamo dedurre che vale la proprietà P con 1, semplicemente perché trasformiamo la proprietà da P con 0 in P con 1 attraverso la prova data nel punto 2.
A questo punto sappiamo che vale in P con 0 e vale in P con 1, ma sapendo che vale in P con 1 possiamo dedurre che vale in P con 2, semplicemente applicando il secondo punto della regola di induzione. Ovviamente possiamo procedere arbitrariamente tanto quanto ci serve, fino a raggiungere ogni possibile valore che sia un numero naturale. In effetti, per ogni possibile valore, applicando questa procedura, otteniamo una dimostrazione della proprietà su quel valore. Come esempio di utilizzo dell'induzione, in particolare dell'induzione sulla struttura dei numeri naturali, dimostriamo la famosa formula di Gauss. La somma dei primi k naturali è pari a k per k più 1 diviso 2. La dimostrazione è per l'appunto per induzione su k. Quando k è uguale a 0, la nostra proprietà può essere riscritta in maniera esplicita, diventando che la somma per n che va da 0 a 0 di n è semplicemente 0. E dall'altra parte, la somma di 0 più 1 è uguale a 1, la quale moltiplicata per 0 e divisa per 2 va ovviamente pari a 0. Questo significa che abbiamo dimostrato la proprietà P con 0. Adesso assumiamo che valga la proprietà nel punto k, quindi assumiamo che la somma dei primi k numeri naturali sia k per k più 1 diviso 2. Quanto dobbiamo dimostrare è la proprietà per il successore di k, cioè dobbiamo dimostrare che la somma dei primi k più 1 numeri naturali è pari a k più 1 moltiplicato per 1 più k più 1 e il tutto diviso 2. Semplicemente andando a fare i conti, come potete vedere nella slide, è molto facile far vedere che tutto ciò è esattamente quanto accade. Di conseguenza, per induzione, possiamo dedurre che la proprietà nell'enunciato vale per ogni numero k naturale. L'induzione è un metodo estremamente generale. L'induzione può essere usata sia per definire nuovi concetti, sia per definire nuovi oggetti, sia per dedurre proprietà. Se tau è una mappa dei naturali, possiamo immaginare che l'immagine di tau sia un nuovo concetto e i suoi elementi siano nuovi oggetti. Ad esempio, poniamo semplicemente tau di x come 2 per x. Questo ci definisce un nuovo concetto, i numeri pari. In un modo appena più sofisticato possiamo considerare la collezione di tutte le mappe, cioè di tutte le funzioni rho che vanno dai naturali alle cifre da 0 a 9. Se noi consideriamo tutta questa collezione di mappe, otteniamo un insieme di nuovi oggetti, uno per ogni mappa, e questo oggetto è semplicemente un numero reale nell'intervallo 0-1. Semplicemente otteniamo questo oggetto considerando il numero scritto come 0, la prima cifra che rho ci denota, la seconda cifra che rho si denota, la terza cifra che rho ci denota e così via. Sostanzialmente ognuno di questi numeri reali ha come ennesima cifra la cifra che ci viene come risultato del calcolare la funzione rho sul punto n. Naturalmente, se noi consideriamo l'intera collezione delle mappe rho, quello che otteniamo come risultato, come immagine di questo processo, è un nuovo concetto, l'intervallo unitario che va da 0 a 1. È importante ribadire che quello che conta nel metodo di induzione è il fatto che noi possiamo generare in maniera finita, cioè con un insieme di regole finito, un dominio. In effetti noi abbiamo fatto esattamente questo per definire l'induzione sui naturali. Tuttavia esiste un'induzione per ogni processo di generazione finita. In effetti noi adotteremo quasi sempre questo procedimento, generando con una procedura finita un dominio di interesse e dopodiché useremo questo processo di generazione per poter dimostrare le proprietà degli oggetti che abbiamo così generato. Iniziamo lo studio vero e proprio della logica andando a guardare un sistema che si chiama logica proposizionale classica.
L'idea di fondo della logica proposizionale, di ogni logica proposizionale, è che essa studia per l'appunto le proposizioni. Una proposizione è un oggetto il quale rappresenta un valore di verità. Nel caso della logica classica, questi valori di verità possono essere vero oppure falso. Le proposizioni possono essere semplici o composte. La composizione avviene usando delle peculiari operazioni, le quali permettono di prendere il valore di verità delle componenti e di assemblarlo nel valore di verità della proposizione composta. Il valore di verità delle proposizioni semplici, invece, è dato a priori. Ad esempio, la frase «Socrate è un uomo» può essere vera o falsa, dipende dal mondo in cui l'interpretiamo. Tanto per capirci, se Socrate è il famoso filosofo dell'antica Grecia, è chiaramente un uomo, quindi la frase è vera. D'altro canto, se Socrate è un gatto, a questo punto la frase è chiaramente falsa. Se prendiamo un'affermazione composta, una proposizione, che dice «se Socrate è un uomo, allora Socrate è mortale», questa proposizione è chiaramente vera quando Socrate è contemporaneamente un uomo e mortale. D'altra parte è anche vera se Socrate non è un uomo, ma è chiaramente falsa se Socrate è un uomo immortale. Il concetto fondamentale di proposizione è formalizzato nella nozione di formula. Una formula è un oggetto formale, quindi è una scrittura simbolica. Per definire la formula abbiamo bisogno di un insieme di variabili. Le variabili formano un insieme infinito di simboli e abbiamo bisogno che questo insieme di simboli sia non ambiguo, ovvero se noi vediamo un particolare simbolo dobbiamo poter sapere immediatamente se è una variabile o qualcos'altro. Per questo motivo noi non ammettiamo come simboli quelli che andremo ad usare per descrivere il linguaggio logico, cioè le parentesi e gli altri simboli che vedete nella slide. Una formula è definita per induzione e precisamente ogni variabile è una formula. Il simbolo top, letto come vero, e false, letto come falso, sono formule. Il simbolo che assomiglia ad una T normalmente lo scriviamo come to e il simbolo che è scritto come una T invertita lo leggiamo come falso oppure bottom. Le formule composte sono definite come segue. Se A è una formula, anche non A è una formula. Notate come noi scriviamo non A in un modo piuttosto peculiare, una parentesi aperta, il simbolo che denota la negazione, la formula A e una parentesi chiusa. Se A e B sono formule, anche A and B, A or B e A implica B sono formule. Anche qui andiamo a scrivere le formule composte tra parentesi. Notate come noi usiamo anche la parola congiunzione per definire l'end di due formule, oppure la parola italiana e, usiamo la locuzione o oppure disgiunzione per definire l'or di due formule e usiamo il termine implicazione o implica per definire appunto la costruzione se A allora B. Si noti come A e B nella definizione precedente non sono variabili, ma sono oggetti, sono nomi che stanno per formule. In altre parole, sono variabili del metalinguaggio, del linguaggio che usiamo per descrivere il linguaggio. Noi saremo sempre piuttosto informali rispetto al metalinguaggio, semplicemente assumeremo che ci sia e lo tratteremo in un modo completamente intuitivo. Questo non ci creerà particolari problemi. Un aspetto importante che vale la pena sottolineare è che la definizione di formula è data per induzione. Questo significa che le formule sono tutte e sole quelle entità che rispondono ai quattro punti presenti nella slide. Ripeto, tutte e soltanto loro. La notazione piuttosto rigida che abbiamo dato per le formule è estremamente comoda per ragionare, in effetti è completamente non ambigua, data una formula sappiamo esattamente quali sono i suoi componenti. Tuttavia essa è complicata, pesante e ridondante da scrivere.
Pertanto, nella pratica comune, adottiamo tutto un insieme di semplificazioni e abbreviazioni. In particolare, la coppia di parentesi più esterne di una formula non vengono scritte. Quindi, come vedete nella slide, scriviamo x and y invece di parentesi aperta x and y parentesi chiusa. La congiunzione e la disgiunzione hanno una precedenza maggiore rispetto all'implicazione. Di conseguenza, se abbiamo una formula composta nella parte se dell'implicazione, tra il resto questa parte si chiama antecedente, allora possiamo omettere le parentesi quando questa formula ha una precedenza superiore. Allo stesso modo possiamo omettere le parentesi nel conseguente, la parte allora dell'implicazione, quando la formula composta ha una precedenza superiore rispetto all'implicazione. Quindi, come potete vedere nella slide, noi scriviamo x and y implica z or w invece di parentesi aperta x and y parentesi chiusa implica parentesi aperta z or w parentesi chiusa. La negazione ha precedenza massima, quindi ha una precedenza che è superiore a quella della congiunzione, della disgiunzione e dell'implicazione. Questo ci consente di dire che non x e non y è la stessa cosa di parentesi aperta non x parentesi chiusa and parentesi aperta non y parentesi chiusa. Utilizziamo la convenzione che, quando non specificato diversamente, le lettere minuscole stanno per variabili del linguaggio. Al contrario, le lettere maiuscole, quando non specifichiamo diversamente, stanno per oggetti nel metalinguaggio. Questo insieme di convenzioni, d'ora in avanti, verranno adottate in modo silente. Ancora una volta ricordiamo che la parte importante della definizione di formule è che essa è data per induzione. Questo, oltre a definirci esattamente cosa sono le formule, ci consente anche di ragionare sulle formule. L'induzione ci dà un principio di ragionamento. Per dimostrare che una proprietà vale per tutte le formule, ci basta dimostrare che vale per i quattro punti definitori delle formule, per il processo di costruzione che sottende alla creazione dell'insieme delle formule. Anche il processo di definizione induttiva ci consente di definire nuovi oggetti a partire dagli oggetti dati dalle formule. Un esempio molto semplice è il concetto di sottoformula. Prendiamo una formula A che è data sull'insieme V di variabili, allora noi diciamo che B è una sottoformula di A solamente se B appartiene all'insieme SA delle sottoformule. Questo insieme SA è definito per l'appunto per induzione sulla struttura delle formule, nel modo che segue. Se A è una variabile, A è il vero oppure A è il falso, allora l'insieme delle sottoformule di A è semplicemente A stesso. Se A è una formula composta della forma B e C, oppure B o C, oppure B implica C, allora l'insieme delle sottoformule di A è l'insieme composto da A, dalle sottoformule di B e dalle sottoformule di C. Se A è la negazione non B, allora l'insieme delle sottoformule di A è A stesso unito all'insieme delle sottoformule di B. Equivalentemente, talora diremo che B occorre in A oppure che B appare in A per intendere che B è una sottoformula di A. Sono delle espressioni che sono dei sinonimi utili per rendere il linguaggio più fluido, ma essenzialmente denotano lo stesso tipo di concetto. Come nota a margine, noi useremo il simbolo uguale con tre sbarrette nel metalinguaggio, quindi non è un simbolo della logica, ma è un simbolo che useremo per abbreviare la notazione quando parliamo della logica, per identificare l'idea di letteralmente uguale, scritto esattamente nello stesso modo. Esiste una analogia tra i linguaggi di programmazione e la logica. In particolare, questa analogia riguarda la sintassi, che in entrambi i casi è rigida.
a differenza che in italiano, in cui se commettiamo un piccolo errore nel parlare o nello scrivere si capisce lo stesso, nei linguaggi di programmazione dobbiamo aderire rigidamente al modo in cui le cose vanno scritte, alla sintassi per l'appunto. La stessa cosa accade in logica. Se non aderiamo, otteniamo un syntax error e il nostro programma non funziona, non compila, non interpreta e in particolare non esegue. Allo stesso modo, in logica, se scriviamo le cose male, otteniamo un'espressione che non ha nessun senso. Questo è estremamente utile perché ci consente di usare il linguaggio logico per ragionarci sopra. Possiamo usare il linguaggio e le scritture nel linguaggio, proprio per la loro rigidità nell'essere scritte, come oggetti su cui possiamo ragionare, che possiamo usare per definire nuovi oggetti o da cui possiamo dedurre proprietà. Come nel caso dei linguaggi di programmazione, oltre alla sintassi esiste un significato ed è un significato inteso. Alla fine un linguaggio di programmazione ha un significato proprio, preciso, che dice sostanzialmente che cosa fa la macchina quando incontra quell'istruzione. Ma esiste anche un significato informale, inteso, che è nella nostra testa e che dice cosa noi ci aspettiamo che quell'istruzione faccia nel contesto del programma. Nel caso di una formula, questo significato inteso è facilmente descrivibile. Noi assumiamo che un valore di verità possa essere o vero o falso. Una variabile, in questo caso, denota semplicemente uno tra i valori di verità. Il simbolo di top denota il vero. Il simbolo di bottom denota il falso. Se abbiamo una formula composta che sia una congiunzione A and B, allora A and B è vera esattamente quando sia A che B, entrambe contemporaneamente, sono vere. È falsa quando almeno una delle due è falsa. Analogamente, A or B è vera quando A è vera e B è falsa, oppure quando A è falsa e B è vera, oppure quando sono vere entrambe. Di conseguenza noi spesso diremo che l'OR della logica è inclusivo, in quanto ammette che esso sia vero anche quando entrambe le formule sono vere. Chiaramente A or B è falso quando sia A che B sono entrambe contemporaneamente false. A implica B è vera quando A è vera e anche B è vera, ma è anche vera quando A è falsa indipendentemente dal valore di B. A implica B è falsa esattamente quando A è vera mentre B è falsa. Non A è vera esattamente se e solo se A è falsa. In generale, come potete vedere, il valore di verità di una formula composta dipende dal valore delle proprie componenti e in ultima analisi il valore di verità di una formula dipende dai valori delle proprie variabili. Tuttavia, esistono delle formule le quali sono vere, pure false, indipendentemente dal valore delle proprie variabili. In qualsiasi modo noi possiamo interpretare le variabili come vero o falso, la formula risulta vera. Ad esempio, x implica x è vera per qualunque valore di verità noi possiamo assegnare alla variabile x. La logica è principalmente interessata a studiare le cosiddette tautologie, quelle formule che sono vere indipendentemente dal valore delle proprie variabili. Un modo ovvio per scoprire le tautologie, senza sapere i valori effettivi delle variabili, consiste semplicemente nel prendere le variabili che compaiono in una formula e provare ad assegnargli tutti i possibili valori di verità. In questo caso, esaustivamente verifichiamo se una formula è vera o falsa e quando ciò accada. Questo tipo di strategia però ha tre principali difetti. Immaginiamo che una formula abbia n variabili distinte, in questo caso il numero di assegnamenti che noi dobbiamo provare è 2 alla n, di conseguenza una quantità esponenziale. Ci basta relativamente poco per avere formule le quali siano sostanzialmente intrattabili perché il numero di variabili in esse presente è sufficientemente alto per richiedere una quantità enorme di tentativi. Il secondo problema riguarda il fatto che questa strategia, provare tutte le possibili istanze delle variabili, non funziona su altri sistemi logici.
E questo possiamo immaginarlo in una maniera estremamente semplice già da adesso. Prendiamo l'aritmetica. Se noi vogliamo verificare che una formula dell'aritmetica sia vera oppure falsa, non è assolutamente possibile immaginare di provare tutti i valori delle variabili che in essa compaiono, semplicemente perché i valori delle variabili non staranno in questo caso per valori logici vero o falso, ma staranno per numeri naturali oppure per numeri interi. Per ogni variabile noi dobbiamo provare una quantità infinita di valori e questo è chiaramente impraticabile. L'ultimo punto è più sottile. Questa strategia ha il grosso difetto che ci dice se una formula è vera o falsa, ma non ci dice perché. Non abbiamo alcuna spiegazione del perché una formula sia vera o falsa, al di là di quell'elementare che la formula vale per ogni assegnamento oppure esiste un assegnamento che falsifica la formula. In particolare, se noi abbiamo una teoria, non sappiamo da quali assiomi dipenda la verità di quella formula. Noi non sappiamo perché quella formula è vera, da dove deriva la sua verità. Sappiamo semplicemente che in quella teoria vale. Tutto ciò ci porta naturalmente a desiderare di avere una nozione che chiameremo prova oppure dimostrazione, la quale ci dia un modo di ragionare che, partendo da alcuni fatti ben accettati e adottando un insieme di regole rigido di ragionamento che tutti noi accettiamo e su cui concordiamo, vogliamo che ci sia un sistema di ragionamento che ci consenta di concludere che una prova sia vera a partire appunto dagli assiomi. Idealmente ci aspettiamo che questa strategia di prova, questo meccanismo di ragionamento, sia scalabile, ovvero possa essere adattato ad altri sistemi. Ci aspettiamo che questo sistema di ragionamento ci spieghi perché una formula è vera e idealmente ci aspettiamo che questo sistema di ragionamento sia più efficiente che la brutale strategia esponenziale di proviamo tutti i valori. Vedremo che il metodo di ragionamento che noi adotteremo in effetti scala facilmente ad altri sistemi, con piccole variazioni sull'insieme delle regole che andremo a dare da qui in avanti, riusciremo a ottenere logiche per altri sistemi, sistemi di ragionamento per ragionare su altre teorie logiche. La strategia chiaramente fornisce una spiegazione, anzi il motivo fondamentale per avere un sistema di ragionamento è proprio questo, e in effetti su questo punto riusciremo a ottenere un successo pieno. Le nostre dimostrazioni ci legano esattamente quali assiomi, quali ipotesi andiamo a utilizzare per ottenere la verità del risultato. Vedremo anche che la nostra strategia è apparentemente più efficiente, ma resta comunque esponenziale. In realtà si può dimostrare che non è possibile, nel caso della logica classica, ottenere una strategia che non sia esponenziale, almeno su una macchina deterministica. Fissato un linguaggio logico, cioè essenzialmente un insieme di variabili, una teoria è semplicemente un insieme di formule scritte in quel linguaggio. Ogni formula è normalmente chiamata assioma oppure, più raramente, postulato. Quando l'insieme delle formule, quando la teoria è l'insieme vuoto, diremo che la teoria denota la logica pura. Fissato un linguaggio e fissata una teoria all'interno di quel linguaggio, diremo che una dimostrazione o deduzione o prova è una scrittura formale la quale ha una conclusione che è data da una formula, ha un insieme gamma di formule, le quali verranno chiamate ipotesi o assunzioni, e la scrittura stessa è definita per induzione da un insieme di regole che chiameremo regole di inferenza, le quali saranno presentate nel seguito di questa lezione. Una formula che sia la conclusione di una prova senza assunzioni è detta teorema nella teoria. Oltre alla parola teorema, talora useremo la parola enunciato, la parola proposizione, oppure la parola corollario, oppure la parola lemma. Denotano tutte conclusioni di una dimostrazione priva di assunzioni.
La differenza fra questi termini è essenzialmente dettata dall'uso che se ne fa. In particolare, e questo vale anche nel metalinguaggio, un enunciato oppure proposizione denota una dimostrazione, un risultato di passaggio. Qualcosa che è utile, ci serve, è essenziale, ma non è centrale nell'esposizione. Un lemma denota invece una proposizione tipicamente tecnica che è ausiliaria, ma ha una importanza maggiore perché viene usata spesso, oppure perché ha un significato profondo. Un teorema, useremo la parola teorema, essenzialmente per indicare un risultato centrale. Useremo la parola corollario per indicare un risultato che è una conseguenza più o meno diretta di un teorema o di una proposizione. Il sistema di ragionamento che noi adotteremo, solitamente detto calcolo logico, in questo caso si chiama deduzione naturale. Esso è composto da un insieme di regole di inferenza, le quali sono formate da alcune premesse da cui segue una conclusione. In particolare, le regole sono organizzate rispetto ai connettivi. Questo significa che le regole che governano il comportamento della congiunzione sono le tre che vedete nella slide. Abbiamo due regole di eliminazione e una regola di introduzione. Le regole di eliminazione dicono che se noi sappiamo che è vero A e B, allora possiamo dedurre A pure, rispettivamente, usando la seconda regola, da A e B possiamo dedurre B. La regola di introduzione ci dice che se noi abbiamo una premessa che ci dice che A è vera e una seconda premessa che ci dice che B è vera, allora noi possiamo dedurre che è vero A e B. L'organizzazione in regole di introduzione e regole di eliminazione segue un principio molto semplice. Nelle regole di introduzione, la conclusione è una proposizione composta che contiene il connettivo che intendiamo introdurre. L'esempio di A and B, introdotto dalla regola di introduzione di AND, è un esempio paradigmatico. Nelle regole di eliminazione noi abbiamo una proposizione composta contenente il connettivo tra le premesse e lo scopo della regola è smontare quel connettivo trasformando la formula composta in una formula più semplice. In modo analogo esistono delle regole di introduzione e di eliminazione che governano la disgiunzione. Le due regole di introduzione dicono semplicemente che se io ho una premessa che mi afferma che A è vera, allora posso dedurre A or B. Analogamente, se ho una premessa che afferma la verità di B, allora posso dedurre A or B. La regola di eliminazione è un po' più complessa. Essa assume che vi siano tre premesse. La prima premessa è che noi sappiamo che A or B è vera. Quindi se noi riusciamo a dimostrare che A or B è vera, possiamo applicare la regola di eliminazione di Ohr. Per farlo ci servono altre due dimostrazioni. Una dimostrazione che ci consente di dedurre la verità della generica proposizione C a partire dalle medesime ipotesi che ci hanno consentito di dedurre A or B con l'aggiunta dell'ipotesi A. Se analogamente noi riusciamo a dedurre la verità di C dall'insieme delle ipotesi di A or B con l'aggiunta dell'ipotesi B, allora possiamo dedurre che in generale valga C, senza che questo dipenda dalle ipotesi A e dalle ipotesi B. Indichiamo le ipotesi A e B nella regola di eliminazione di Ohr, tra parentesi quadre, per indicare che queste ipotesi sono scaricate. Ovvero queste ipotesi valgono all'interno delle due sottoprove che costituiscono le premesse, ma non sono ipotesi dell'intera dimostrazione dopo che abbiamo applicato la regola di eliminazione di Ohr.
per quanto riguarda l'implicazione e la negazione, valgono delle regole simili. Le quattro regole seguenti, due di introduzione, una per introdurre l'implicazione, una per introdurre il non, e le due regole di eliminazione corrispondenti, regolano come funzionano questi connettivi. L'idea è molto semplice. Nel caso dell'eliminazione di implica, noi abbiamo come ipotesi A implica B e possiamo dedurre B se sappiamo che A è vera. In modo completamente analogo, se noi abbiamo che non A è valido e sappiamo che A è valido, allora possiamo dedurre la contraddizione, cioè che il falso è valido. In altre parole, se noi sappiamo contemporaneamente A e non A, a questo punto il nostro sistema contiene qualcosa che non funziona, e questo qualcosa che non funziona lo indichiamo semplicemente come il falso, che indica in questo caso letteralmente la contraddizione. Le regole di introduzione sono lievemente più complesse da comprendere. Se io devo provare A implica B, questo significa che io devo dimostrare B presupponendo che A sia vera. Infatti la premessa è una prova che ci permette di dimostrare B a partire da A. Una volta che abbiamo dimostrato B a partire da A, noi possiamo dedurre A implica B, ma a questo punto l'affermazione A implica B non dipende più dal sapere che A sia vera. A potrebbe anche essere falso e l'implicazione continuerebbe a permanere vera. In effetti, quello che noi vogliamo sapere è che, sapendo che A è vera oppure falsa, se A è falsa possiamo tranquillamente affermare l'implicazione A implica B, ma quello che ci serve stabilire è che se A è vera, allora anche B è vera, e questo è esattamente il contenuto di informazione che ci dà la premessa dell'introduzione di implica. In modo assolutamente identico, per dimostrare non A, noi possiamo semplicemente presumere che A valga e far vedere che questo porta ad una contraddizione, cioè a dimostrare il falso. La premessa, infatti, della regola di introduzione di non è: dall'ipotesi A noi abbiamo una prova del falso. Questo significa, in termini informali, che A è una ipotesi che conduce ad una contraddizione. Di conseguenza possiamo dedurre che quell'ipotesi non può valere. Non potendo valere significa dire che è falsa, ovvero che la sua negazione è vera, e questo giustifica informalmente la regola. Se osserviamo queste regole da un punto di vista puramente strutturale, guardando semplicemente come sono scritte, ci rendiamo conto che sono molto simili. Questa similitudine non è casuale. In effetti, noi possiamo scrivere non A come se fosse un'implicazione, precisamente A implica falso. E questo tipo di scrittura in realtà è equivalente, cioè possiamo tranquillamente eliminare la negazione come connettivo perché può essere simulata usando l'implicazione del falso. Questo non è l'unico caso in cui possiamo simulare un connettivo con gli altri. In effetti, nella prossima lezione vedremo che questo può essere fatto in maniera piuttosto estensiva e vedremo i dettagli del come questo possa essere dimostrato. Il comportamento dei simboli logici vero e falso è governato dalle due seguenti regole. La prima regola dice semplicemente che, senza avere alcuna premessa, quindi in ogni momento, possiamo sempre dedurre che il vero sia valido. D'altra parte, se noi abbiamo una contraddizione, quindi se la nostra premessa è essenzialmente il falso, noi possiamo dedurre qualunque cosa. Ovviamente la regola di introduzione del vero e di eliminazione del falso non hanno un corrispettivo in termini di eliminazione e introduzione. Intendo dire che non esiste nessuna regola di eliminazione del vero, non ha alcun senso eliminare il vero. Se noi abbiamo il vero, questo è un fatto dato e non c'è nessun modo di eluderlo. D'altra parte, non ha nessun senso avere una regola di introduzione del falso. Noi essenzialmente non vogliamo un calcolo logico che ci consenta di dedurre il falso a partire da qualsiasi cosa. Noi vogliamo poter dedurre il falso solo in presenza di una contraddizione, di qualcosa che non funziona. Non vogliamo una regola sistematica che ci consenta di dire il falso è valido.
Per questo mancano le regole di eliminazione del vero e di introduzione del falso. Quando lavoriamo all'interno di una teoria T, è assolutamente evidente che noi stiamo assumendo che i suoi elementi, i suoi assiomi, per l'appunto, siano veri. Di conseguenza noi codifichiamo questo aspetto nel nostro sistema di ragionamento dicendo che se A appartiene a T, allora A è un assioma, di conseguenza possiamo dedurlo a partire da alcuna premessa. In modo simile, se A è una ipotesi, allora stiamo semplicemente ipotizzando che A sia vera, e in effetti noi possiamo dedurla semplicemente affermandola. Quindi se gamma è l'insieme delle assunzioni di una dimostrazione e A appartiene a gamma, allora possiamo semplicemente dedurre la verità di A affermando A. Questa regola ha un aspetto grafico diverso dalle precedenti perché in effetti non è una deduzione, è semplicemente il punto di partenza da cui noi effettuiamo le prove. L'ultima regola di inferenza della deduzione naturale per il calcolo proposizionale classico è una regola che ha uno stato diverso. Lo chiameremo la legge del terzo escluso, in sigla LEM, Law of Excluded Middle, ed essa è semplicemente costituita da un assioma. Per ogni formula A, A è vera oppure A è falsa. Questo è il contenuto informativo e viene formalmente scritta come la regola di inferenza che vedete nella slide che, data una qualsiasi formula A, permette di dedurre A o non A. La legge del terzo escluso è una legge delicata, nel senso che noi la usiamo tranquillamente nel nostro ragionamento quotidiano, esso proviene dalla tradizione di Aristotele, ma ha uno status speciale perché, come vedremo più avanti nel corso, essa segna la distinzione tra i sistemi classici e quelli intuizionisti. In soldoni, un sistema è detto classico quando in esso vale la legge del terzo escluso. Questo può valere perché possiamo dedurre che ogni istanza del terzo escluso sia valida, oppure perché, come in questo caso, semplicemente lo prendiamo come assunto, come regola di base. In linea generale tenderemo, per quanto possibile, a evitare di usare la legge del terzo escluso se non quando sia strettamente indispensabile. Il motivo per fare questo è che le dimostrazioni che abusano del terzo escluso hanno un effetto collaterale. Ad un certo punto nel corso vedremo che la legge del terzo escluso impedisce di poter interpretare una dimostrazione come se fosse un programma. Il terzo escluso di fatto nega la possibilità di dare una interpretazione computazionale alle dimostrazioni. Siccome noi siamo in un corso di logica di informatica e ci interessa l'aspetto computazionale della logica, noi tenderemo a non abusare mai della legge del terzo escluso e scoraggiamo il suo uso per quanto possibile. Tuttavia, il terzo escluso è necessario, indispensabile per dimostrare certi risultati. Qualche commento sul sistema. Fatta eccezione per la legge del terzo escluso, le regole vanno generalmente in coppia. Ogni connettivo è associato a una o più regole di introduzione e una o più regole di eliminazione. Fanno eccezione solo il vero e il falso, le quali hanno rispettivamente solo una regola di introduzione e solo una regola di eliminazione. Le assunzioni di una dimostrazione possono essere libere o scaricate. Le assunzioni libere sono assunzioni reali, sono davvero ipotesi che noi andiamo ad utilizzare in una dimostrazione. La dimostrazione, in altre parole, dipende strettamente da esse. Al contrario, le ipotesi scaricate sono ipotesi locali, sono temporanee, servono per poter stabilire la verità di un pezzo della prova, di una premessa tipicamente. Ma una volta che siano scaricate, la prova non dipende più da esse.
e in particolare non influisce sulla validità dell'intera prova. L'esempio classico è la regola di introduzione di implicazione. Per provare A implica B, noi usiamo come premessa A e deduciamo B. A questo punto deduciamo attraverso la regola di introduzione di implica A implica B, ma il risultato finale non dipende più da A. La giustificazione intuitiva che abbiamo dato è che A implica B è vera se A è falsa, e in questo caso non ci serve l'ipotesi, e d'altra parte, se A è vera, noi sappiamo che B è vera, perché la nostra premessa ci dice esattamente questo. In questo caso, A implica B è anch'esso vero. In qualsiasi modo noi andiamo a interpretare A, A implica B è vera, stante la validità della premessa della regola. Questo significa che le assunzioni libere sono assunzioni vere di cui dobbiamo tenere conto, mentre le assunzioni scaricate sono semplicemente degli artifici formali che ci servono per ragionare all'interno del complesso di una dimostrazione più difficile per stabilire appunto la verità di un'affermazione che usiamo localmente nella prova, ma la prova nel suo complesso non dipende da quell'assunzione. Le regole di inferenza che consentono di scaricare le ipotesi, principalmente l'introduzione di implica e eliminazione di OR, permettono anche di non farlo. In altre parole, scaricare le ipotesi è qualcosa di opzionale, non di obbligatorio. Generalmente lo faremo, ma però è anche possibile non farlo. In effetti, non scaricare un'ipotesi significa semplicemente assumere un'ipotesi che non è strettamente necessario. Questo non è un errore, è semplicemente un fatto antieconomico. Il nostro interesse nei sistemi di calcolo è duplice. Da una parte vogliamo davvero usare un sistema di calcolo per effettuare dimostrazioni, ma dall'altra parte ci serve anche poter scrivere le dimostrazioni in un formalismo rigido come quello dato dalla deduzione naturale per poter ragionare sulle dimostrazioni. Per questo motivo, quando vogliamo ragionare sulle dimostrazioni, molto spesso vogliamo denotare che esse esistano senza specificare come sono fatte. Ad esempio, noi scriviamo P due punti gamma dimostra A all'interno della teoria T con la notazione che potete vedere scritta nella slide, intendendo che P è una dimostrazione formale della conclusione A a partire dalle ipotesi gamma nella teoria T. Talora abbreviamo questa scrittura. Quando la prova non è rilevante omettiamo il pi greco. Quando la teoria è nota oppure la teoria è vuota, cioè stiamo lavorando nella logica pura, omettiamo il T. Quando l'insieme delle ipotesi è vuoto, omettiamo il gamma. Ovviamente sono possibili tutte le combinazioni. Questa lezione è fondamentale. Siete tenuti a memorizzare le regole di inferenza? Precisamente è importante che ricordiate come sono scritte tutte le regole illustrate nel lucido precedente di sommario e che impariate ad usarle quando occorra. Il significato inteso di queste regole e delle formule può sembrare evidente, ma siate ben sicuri di aver inteso come interpretiamo l'implicazione. Il consiglio è di notare le simmetrie che esistono tra le regole di inferenza. In particolare, eccetto che per la legge del terzo escluso, le regole vanno tipicamente a coppie, con regole di introduzione e di eliminazione per ogni connettivo. Non si può introdurre, perché non ha senso, il falso. Non si può eliminare, perché non ha senso, il vero. L'implicazione e la negazione hanno regole molto simili e un funzionamento analogo. La congiunzione e la disgiunzione sono molto simili e hanno un funzionamento simmetrico.
anche nella lezione successiva andremo a illustrare tutto un insieme di esempi di dimostrazioni e andremo a definire una tecnica per scrivere le dimostrazioni formali. È importante che voi impariate questa tecnica perché ad un certo momento ci si aspetterà che siate in grado di svolgere da soli le dimostrazioni e precisamente dimostrazioni molto simili a quelle che vengono presentate. Questo è materia d'esame ed è soprattutto un punto su cui verrete esplicitamente valutati.